dico una cosa chiara. Io non sono venuto qua per fare un dibattito, sono venuto qua per schierarmi a favore del prossimo sindaco di Bari. Seconda cosa, credo che sia molto bello, guardate, questa è una fotografia non usuale, credo che sia molto bella l'immagine di vedere sindaci anagraficamente diversi, di territori diversi, con storie diverse, ma che stanno qui perché hanno una forte passione e amore per i loro territori, che sono persone libere, persone autonome, persone coraggiose, persone che vogliono riscattare le nostre terre, persone ribelli, persone anche un po' pazze, ma perché siamo normali in modo antropologicamente diverso. Ed è bello anche stare in un'agorà come questa, dove ci può stare chi esprime il dissenso, chi non è d'accordo, chi la pensa in un altro modo. Però, come dire, dovete anche accettare che qua ci sono dei sindaci anche, come dire, che hanno delle storie diverse e che sono venuti a schierarsi. Josy non si deve preoccupare e non si deve deprimere, ti devi preoccupare quando ti mettono tappeti rosse, fanfare e applausi. Se ti mettono qualcosa di mezzo vuol dire che stai cambiando, se ti ostacolano e si accattano un consigliere vuol dire che stai cambiando, se vanno a fare compravendita di voti vuol dire che stai scassando. E noi a Napoli abbiamo scassato un sistema affaristico, mafioso e intricato. Guardate, vi voglio dire questo, in 5 anni di governo della città, non vi dico quello che mi è accaduto altrimenti staremo fino all'alba, vi dico solo una cosa che è stato l'apice della mia storia: mi hanno addirittura fatto fare per un mese il sindaco sospeso. Hanno, con quell'operazione che è stato un golpe istituzionale, pensavano di aver ottenuto definitivamente la loro vittoria. Tutti dicevano che me ne dovevo andare a casa e in un momento veramente difficile, io mi sono messo a fare il sindaco di strada, mi sono fatto chilometri e chilometri a piedi, mi sono preso contestazioni, baci, applausi, critiche. E se oggi finanche un po' pensate, avendo in campagna elettorale contro il centrodestra, il Partito Democratico, il Presidente del Consiglio, il governo, il Movimento 5 Stelle, i giornali e la Camorra, pensate un po', il 43% dei napoletani al primo turno e il 67% al secondo turno mi ha votato, perché ho fatto il sindaco di strada, sono stato tra la gente, non mi sono iscritto a partiti, non mi sono iscritto a movimenti, il mio partito è il popolo se ti deve contestare ti contesta, se ti deve abbracciare ti abbraccia, se ti deve votare si vota. E io quando sono diventato sindaco alla Severino che mi aveva sospeso ci ha mandato un mazzo e fiori rossi, perché grazie alla Severino io sono ritornato a fare il sindaco di Napoli. Questo lo dico a Josy, perché da una sconfitta non ti devi mai far piegare, ti puoi perdere ma non ti devi perdere. Lui deve capire che questa è una grande opportunità per ritornare a fare il sindaco di Bacoli, se si collega fortemente al popolo, se riconosce eventualmente gli errori che ha fatto, ma lo slancio, la passione, l'entusiasmo e la forza, lui avrà al suo fianco tutte le persone libere, autonome e ribelli. Quindi il sindaco di Napoli si schiera affinché Josy della Ragione insieme agli altri amici sindaci sia il prossimo sindaco di Bari. E chi viene espulso avrà rifugio, perché noi dobbiamo considerare il dissenso un elemento di democrazia, la diversità una ricchezza. Chi argomenta e governa o pensa di cambiare il paese a fuor di espulsioni o perché uno all'interno di un partito esprime il dissenso, venga nella città di Napoli, perché la città di Napoli è città senza confini, senza mura, e nel bilancio che approveremo tra qualche giorno abbiamo messo una posta in bilancio, l'amministrazione comunale fornisce cesoie per chi mette filo spinato, chi metta mura. Se qualcuno è legato a un guinzaglio venga con noi, che noi siamo persone libere, persone autonome, e abbiamo costituito tra di noi, la lanciamo stasera, una grande SPA.
solo per amore, solo per affetto. Non abbiamo soldi. Io ho governato Napoli 5 anni senza soldi. Non lo so come abbiamo fatto. Renato ha fatto la stessa cosa, altri colleghi la stessa cosa. Stiamo qua, non ci avrete mai. Guardate, ci potete abbattere, ci potete togliere le funzioni, ci potete anche per un certo momento sconfiggere, ma quando le persone sono oneste, sono libere, sono autonome e sono coraggiose, non stanno sul mercato. Accattatevi con il consigliere, ma lui non ci ha accattato. E allora dico ai tanti amici amministratori che sono qui presenti, a coloro con cui ho avuto il piacere di parlare in questo periodo, mi dicevano: ma a te a casa ti ha mandato popolo, ti hanno mandato i cittadini, cosa ti ha mandato a casa? Noi abbiamo sempre cercato di rammentare un concetto fondamentale. A chi dice, prima si faceva riferimento al sindaco autoritario, despota, dittatore, quando ha avuto i primi sentori che potesse scricchiolare la maggioranza di governo senza mai neanche ascoltare per un secondo quelli che potevano essere le avance delle opposizioni, ho portato tutti in piazza e ho detto: parlate alla gente! Con un consiglio comunale unico nel suo genere in questa città, fatto in piazza Marconi, fatto nella piazza in cui avevamo vinto le elezioni, fatto nella piazza in cui avevamo tenuto l'ultimo comizio elettorale prima del voto, e lì tutti si dovevano dichiarare, dovevano raccontare quello che volevano fare. Io ho preso il microfono perché la città chiedeva: cosa farà il sindaco? Si dimetterà, il sindaco cederà alle avance, il sindaco creerà un'altra maggioranza. Io ho detto con forza, ancora oggi lo confermo, che la città mi aveva votato con quella maggioranza, io mai avrei accettato né da quella maggioranza né da altri ricatti e compromessi al ribasso per il territorio. Mai! Bacoli ha 97 anni di storia, tra poco ne compiremo 100 dall'indipendenza, e mai si era visto un sindaco cacciato dopo 11 mesi, dopo poco più, dopo circa un anno. La città è sbigottita. L'anno scorso eravamo qui a metterci la faccia, tra l'altro oggi, permettetemi, io mi sono dato questo hashtag sindaco del popolo, ho voluto fare qui l'evento perché ho detto: deve rappresentare un elemento di discontinuità ma di continuità nello stesso momento. Oggi con questa presenza popolare e con la presenza di tanti altri colleghi sindaci, siete voi di nuovo a ridarmi quella fascia di colore. Non serve la fascia di colore, serve questo sostegno, questo calore, questa partecipazione, questo coinvolgimento. La fascia è uno strumento, la democrazia siete voi. Abbiamo amministrato con fatica, con la fatica di chi per la prima volta faceva il sindaco, i consiglieri, gli assessori, con chi mi diceva: ma lui è giovane, ha 28 anni, dovrà scegliersi dei vice sindaci, dei presidenti del consiglio, dei rappresentanti consigliari che devono esserti da guida, devono rappresentare la vecchia politica, devono dirgli come si fa. Allora, proprio perché in molti tra questi soloni della politica, quelli che un anno fa ci potevano pensare quando abbiamo vinto le elezioni e che oggi si fanno cavare, si chiamano: oh, ma che stanno sacchicendo, come mamma fa? Ti riesco a contare tutto quanto, se vai non bacio, come mamma fa? Allora, a queste persone già l'anno scorso diedi l'esempio di una nomina di una giunta assolutamente rivoluzionaria, con nessuno che aveva mai rivestito incarichi istituzionali, ne cito due su tutti. Uno è il vice sindaco Marco Di Meo, 24 anni. L'altro,
per venire incontro alle istanze di altri colleghi sindaci che potrebbero sentirsi emarginati, ma non lo sono, perché la gioventù d'anima è altra cosa. Alessandro Parisi, età variabile, varia, ha un'età gioventù d'animo infinita. È stato il vero padre politico di questa rivoluzione democratica in città. Un non bacolese che è venuto a Bacoli, risiede a Bacoli da oltre 10-12 anni, che ha amato questa città, ne è diventato cittadino, ha fatto attivismo mentre lo faceva, gli è stata bruciata l'auto e anziché dire ragazzi basta, ragazzi facciamoci da parte, mi chiamò alle 3 di notte, mi uscì dai ma non fa nulla, andai lì e disse noi andiamo avanti su quella scorta, abbiamo vinto le elezioni e le rivinceremo ancora. In un anno, e mi avvio alle conclusioni per essere assolutamente pari nei tempi, spero, agli altri sindaci che oggi hanno rappresentato qui una rete che abbiamo costruito in meno di 11 mesi. Mi sapete dire prima Bacoli come era e quanto era considerata da altri comuni? Qual era il peso politico di questa città? Qual era il peso governativo? Zero! 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 Ci hanno raccontato, non li votate perché sono liste civiche, sì, perché sono liste civiche, non li votate perché non hanno agganci con il potere precostituito, non li votate perché in regione non conoscono nessuno, sì, beh, lo so, perché in città metropolitana non conoscono nessuno. Oggi abbiamo il sindaco della città metropolitana che viene qui a schierarsi per la città, per la città, perché quello di oggi dei colleghi sindaci, degli amici sindaci, il 27 di luglio, e vi invito veramente a guardare altre relazioni di qualsiasi altra forza politica del territorio nazionale, se riesci il 27 luglio a portare in una città 8 sindaci ribelli e rivoluzionari che sono venuti qui e dicono di sostenere la nostra amministrazione, di sostenere Giosia, non è mai come è stato con loro un rapporto con il sindaco, potremmo anche essere amici fuori di qui, è un rapporto tra popolo e si fonda in un'unica comunità che si chiama Campi Flegrei, che si chiama provincia di Napoli, che si chiama Regione Campania, una rete. E attraverso questa rete risolveremo i problemi della nostra terra.